E rieccoci dunque ai nostri incontri nel foyer, alla fine di questa seconda parte, anzi per cominciare, incontri nei camerini. Ci troviamo infatti nel camerino del maestro Riccardo Muti, con il quale vogliamo parlare un po' di questa edizione di Vespri Siciliani, cominciando da una sorta di costante degli ultimi lavori curati da lui. Vogliamo dire che prima con Guglielmo Tell, poi con Trovatore, che ha inaugurato la scorsa stagione invernale in questo stesso teatro, Muti ci ha abituati alle edizioni integrali. Ha fatto un'operazione analoga anche con questi Vespri? Sì, naturalmente. I Vespri Siciliani verranno prodotti, riprodotti in forma integrale. Tutte le cadenze, come nel caso del Trovatore e di altre opere che io ho diretto qui negli ultimi anni, saranno esattamente quelle che Verdi ha scritto. E le danze fatte integralmente anche con i ritornelli, quando ci sono. E l'unica cosa che avrei voluto fare e che non mi è riuscito per ragioni di tempo è che adottiamo la traduzione italiana e non l'originale francese. Se io dovessi rifare i Vespri Siciliani con maggior tempo a disposizione, o se dovessi inciderli, certamente opterei per la lingua francese, anche perché si capisce da certi andamenti dei recitativi come la frase sia stata plasmata sotto il testo francese e come la traduzione invece italiana gli sia stata apposta. Naturalmente però quello che conforta è che la traduzione, pur essendo a volte orrenda, è quella che Verdi stesso controllò e approvò, quindi perlomeno abbiamo il placet del compositore. L'opera credo sia la prima volta che viene proposta in questo secolo in forma integrale, perché naturalmente le proporzioni sono enormi, la tessitura per i cantanti è estremamente impervia, soprattutto per quello che riguarda il tenore. Ma devo dire che dopo l'esperienza duplice del Guglielmo Tell, due volte fatto qui a Firenze, il condurre quest'opera nel suo ampio arco con una certa scioltezza mi è stato relativamente facile, cioè il Guglielmo Tell di Rossini mi è stato di lezione in questo senso. D'altra parte, indipendentemente da quello che possa essere stato l'ausilio del Guglielmo Tell, io ritengo che i Vespri Siciliani siano un'opera che acquistano la loro importanza e la loro grandezza proprio nella loro proposta intera, perché ci danno una misura di un Verdi che nel rapporto con l'opera, il grande opera francese, risolve certi problemi nuovi che gli si affacciano in una via estremamente geniale e non francese, non meyerbeeriana, verdiana. Per cui quest'opera non è un'opera di trapasso, dando al termine trapasso un significato limitativo, ma per me è una grande opera dove, a parte alcuni momenti di maniera che esistono tra l'altro anche in opere geniali come La Traviata e come Il Trovatore, a parte certi momenti, dicevo, di maniera, è un'opera che ha dei grandissimi momenti e certamente una tenuta abbastanza esemplare. Il mio sforzo stasera non è solamente quello di dare i Vespri Siciliani, è quello di cercare di convincere il pubblico e la critica che bisogna rifare il punto su quest'opera. Lei ha detto una cosa molto importante, mi pare, a proposito del testo originale, cioè questo rapporto tra il francese e questo italiano della Bassa Padana. Mi pare interessante. Che cosa è che si può dire di più di quello che ha detto su questo argomento? Cioè, noi sappiamo che il testo originale era di Scribe, che era una grandissima autorità in quell'epoca, e quindi si sente che il Verdi, che era abituato a dettar legge ai vari Solera, Piave, eccetera, eccetera, improvvisamente si trova un'autorità enorme alla quale, insomma, Verdi, con tutta la sua personalità e il suo carattere, non poteva imporre le sue idee con la facilità con cui lo faceva. E d'altra parte sappiamo anche che Scribe a un certo punto ha dovuto anche abbassare un po' la testa di fronte alla personalità di Verdi,
il quale alla fine poi ritenne di non musicare gli ultimi sei versi della tragedia, nei sei versi dove si impartivano le varie esecuzioni capitali ai vari capi francesi. Quindi Verdi tagliò gli ultimi sei versi e concluse l'opera con il suo solito metodo, cioè improvvisamente, mentre tutto galleggia, così Verdi chiude alla maniera del Trovatore, alla maniera del Ballo in Maschera e di tutte le opere di queste, dell'Attila. Quindi in questo senso dimentica improvvisamente ancora una volta quelle che sono invece le caratteristiche dell'opera francese, del grande opera, che invece ha spazi molto più ampi per dire la stessa cosa, e quindi conclude alla sua maniera, alla maniera verdiana. Ma io avevo capito da quello che lei mi aveva detto prima che non c'era solo un problema di rapporto dialettico tra un drammaturgo più importante dei Piave e dei Solera e un drammaturgo musicale importante come Verdi, ma che c'era, così, che c'era anche un problema di lingua, cioè di un rapporto in fondo nuovo tra lingua francese e musica verdiana. Sì, infatti la melodia verdiana e la linea del canto, come dicevo prima, anche nei recitativi, acquista, pur sotto il testo italiano che si ascolterà, acquista un andamento insolito in Verdi. Anche la ricerca armonica, che deve sostenere ovviamente la linea melodica, è costretta a sinuosità, a preziosismi nuovi. Ora, certamente questo dipende da uno sforzo di Verdi di staccarsi dall'ormai, dalla triade che gli aveva portato trionfi, successi, denari, eccetera, eccetera, ma ormai lasciava questa strada e si avviava verso strade nuove. Quindi naturalmente questa ricerca straordinaria armonica che esiste nei Vespri siciliani non sono solamente il risultato del Verdi nuovo che guarda a nuove vie, ma anche la necessità di sostenere musicalmente frasi dette in modo diverso, che richiedono quindi una veste diversa. Oh, un'altra cosa che a me interessa è il discorso su questa così, su questi Vespri siciliani integrali, visti appunto non come momento di trapasso, ma semmai come conquista di nuove dimensioni. Non so, vorrei dire una cosa e vorrei sapere su questo il suo parere. In fondo la risorgimentalità, direi, dei Vespri siciliani è in qualche misura del tutto diversa dalla risorgimentalità delle opere del 48, del primo periodo. C'è una riflessione sul risorgimento nazionale che in quelle opere non c'era. Però ci si avvicina ad opere in cui la problematica civile di Verdi è molto forte, non so, poniamo caso il Don Carlo. Secondo lei questo arco di sviluppo della biografia verdiana, posto in questi termini e in rapporto al fatto che stasera si fa l'opera completa, ha un senso? Cioè i Vespri siciliani rappresentano veramente questo passaggio dalla risorgimentalità della prima maniera invece a queste riflessioni politiche che per esempio sono proprie del Don Carlo? Io penso appunto, sono d'accordo con lei, cioè ritengo la seconda via la più valida. In fondo i Vespri siciliani dove avvengono e quando avvengono e quanto condizionano l'opera? Pochissimo. Sembra quasi che a Verdi, in fondo, i Vespri siciliani non gliene importi proprio niente. Noi andiamo avanti per quasi 5 ore con una storia complessissima di odio, amore tra padre, figlio e Elena, Arrigo, insomma, e addirittura la figura di Procida, che questo personaggio mazziniano, così, che cerca disperatamente di sollevare la Sicilia contro i francesi, alla fin fine ci riesce addirittura antipatico, tutto sommato, nella fattura dell'opera, mentre per esempio Monforte acquista una nobiltà che Verdi in genere dà a tutti i baritoni nelle sue opere, aveva predilezione per il baritono. Quindi anche Monforte, il famigerato francese, o rappresentante dei francesi, perché non era francese,
acquista una nobiltà che invece procida, ci fa ogni tanto dimenticare, perché sobillatore, addirittura fastidioso. E infatti poi il momento storico dei Vespri avviene semplicemente in 30 secondi. Quindi abbiamo un'opera dalla portata di 5 ore, compresi gli intervalli, con 30 secondi che riguardano i Vespri, il che significa che a Verdi i Vespri siciliani interessava ben poco. Invece tutta questa vicenda di passione, di amore, di dolore, questa ricerca di entrare nei personaggi, anche se aleggia continuamente tutto questo rapporto con la Sicilia che si deve sollevare, ma sembra quasi una cosa supplementare, che lo scopo primario è quello di entrare nel mondo di questi personaggi e soprattutto di costruire musicalmente, questo io trovo nei versi, di costruire musicalmente qualche cosa che segni un punto di riferimento nuovo nella sua attività. Cioè non è solamente il Verdi drammaturgo che è interessante nei versi, ma soprattutto Verdi musicista, che cerca spazi nuovi. E i Vespri sono importanti proprio per questa conquista di Verdi. Tutti i problemi che nel Don Carlos affioreranno, al di là dei fatti puramente semplicemente musicali, e che fanno di Verdi un musicista di ben altre proporzioni, nei Vespri siciliani affiorano solamente vagamente, mentre il rapporto dei Vespri siciliani col Don Carlos è importante proprio invece musicalmente, nelle proporzioni dei suoi pezzi, nell'atmosfera generale che si respira. Ringraziamo il maestro Muti di tante spiegazioni, mentre vediamo giungere accanto al nostro microfono il regista Franco Enriquez,